geometrie nello spazio, queste braccia che si alzano così, queste meravigliose clave nel cielo, no? Sperimentale. Per far sì che queste meravigliose geometrie continuino, se ti becco un'altra volta col flash, faccio male. I flash non si usano, è vero? Quindi tante foto ma senza il flash, perché mi cade l'artista, si fa male, ok? Ora continuiamo con qualcosa di cui non ho assolutamente idea, scusate. C'è il fakiro! C'è il fakiro! Ah sì, il fakiro! Allora, attenzione, siamo arrivati al numero. A un numero veramente sconvolgente. Panico. Cardiopatici si allontanino, mi spiace. Il circo non è per tutti, ma sì che lo è, lo è. Allora, questo è un personaggio che arriva a calcare per la prima volta le scene del circo Panico. Non posso dirvi il suo nome, ma so che la polizia internazionale lo cerca sotto il nome di Druido. Eh sì, Druido, signore e signori. Thank you.
Ne vuole di più! Raccolta differenziata, il vetro così è più semplice smaltirlo, ma è meglio non farlo anche a casa. Ecco, puliamo bene tutto il palco in modo tale da non avere altri feriti. Eccoci, pulisci bene, va, tira. Ah, è una cosa più semplice. Ecco, proprio la via più semplice hai trovato. Perfetto. È un po' radicale, un applauso. È così, il circo panico è sempre in trasformazione, un giorno c'è il tendone, un giorno c'è il tendone trasparente, un giorno c'è la moquette, un giorno non c'è più la moquette, ci piace così, camaleontici, dai, va bene. Arriviamo a un altro momento internazionale del nostro cabaret, che siamo molto internazionali. Questa è una donna piena di passione, piena di emozione, piena di concentrazione, alle volte un po' più, alle volte... Ecco, appunto. Volevo così introdurvi al numero di una gitana, che la J è importante in castigliano, se no non mi arriva l'artista. Ecco noi, una gitana loca che farà il suo piccolo numero volante di sogno, di trapezio, di flamenco, di tutto, signore e signori, Xunami.